Salve a tutti amici del canale, oggi siamo in mezzo alla natura, fa molto caldo, è molto umido e vogliamo farvi vedere alcune cose. Vorrei cominciare con le tecniche di taglio che utilizzo io, utilizzerò questo coltello per mostrarvi alcuni metodi efficaci per tagliare della legna di questo tipo, dei piccoli stecchi per creare un fuoco o qualsiasi cosa. Ecco, le prime cose da tenere a mente sono sulla sicurezza, su come si usa in modo sicuro un coltello. Prima di tutto dobbiamo ricordarci l'estrazione del coltello. Ad esempio questo è un coltello da collo, potete averlo anche al vostro fianco, il concetto rimane lo stesso. Il coltello bisogna estrarlo in modo che intorno a noi, in quest'area, non ci siano persone, perché a volte si può incastrare la lama, può essere dura, e se faccio questo movimento rischio di tagliare persone a me vicine. Quindi devo assicurarmi che in questo cerchio, che viene anche chiamato a volte cerchio di sangue, non ci siano persone. La seconda cosa, il secondo accorgimento, si chiama spesso triangolo della morte. È il triangolo che viene formato dalle vostre gambe, dove ci sono le arterie femorali e quindi se vengono tagliate è molto rischioso, si muore 90% dei casi. Quindi sia quando lo estraete, non lo estraete mai verso il basso, sia quando lavorate, non lavorate mai vicino alle vostre gambe. Se succedesse questo sarebbe mortale. E così tecniche di questo tipo. Anche se utilizzate un ripiano state molto attenti, lavorate sempre esternamente alla gamba con la lama orientata verso l'esterno. Ecco, allora la tecnica di taglio più comune, impugnando il coltello in questo modo, vedete, senza pollice, semplicemente così, uno, questo è un punto d'appoggio, l'altro punto d'appoggio è qua, quindi la più comune è questa, dove semplicemente si taglia così. Nel fare questo movimento il mio consiglio è quello di non muovere la lama, ma quello di tirare indietro lo stecco. In questo modo il taglio è più controllato e la vostra lama, che è l'oggetto pericoloso, non si muoverà. Questa tecnica può essere utilizzata così, ha un'incisività di taglio notevole e dovete sempre stare lontani dalle vostre gambe. Un altro modo per questa tecnica è utilizzare il ginocchio come punto di ancoraggio. In questo modo io metto il coltello in questa posizione e vado a tirare indietro lo stecco. Potete anche appoggiare direttamente la lama sul ginocchio, dalla parte del dorso ovviamente, e fare la medesima operazione e non c'è nessun problema. È una posizione sicura. Un'altra tecnica consiste nell'utilizzare il proprio petto come una leva. Viene anche chiamata chest leverage, una leva per cui si utilizza il petto. Allora, io metto il mio coltello non così, ma girato verso le mie nocche, così. Questa è la posizione normale, standard. In questo modo giro la lama verso le mie nocche in maniera che rimanga, che il filo della lama punti il dorso. La appoggio al mio petto in questo modo e utilizzo i muscoli del petto e della schiena per eseguire questo movimento. E posso ottenere un taglio abbastanza forte. In questo modo non si stanca il braccio, perché se voi fate questo, dopo che avete appuntito o tagliato per un'oretta, il vostro braccio non lo sentite più, si produce acido lattico, eccetera. Se invece fate questo, utilizzate muscoli più grossi, più potenti e ottenete un taglio molto pulito. Poi
possiamo utilizzare anche un altro tipo di taglio che normalmente viene considerato dagli esperti come molto sicuro, però le persone non lo trovano molto sicuro quando lo vedono. Si mette uno stecco in questo modo e si taglia verso il petto, in questo modo, così. Questo è marcio, vediamo se c'è qualcosa. Così. Verso il petto, così. Nel caso che scivolasse, questo non è neanche il legno adatto per farlo, in genere si usa per pulire, a volte anche da una corteccia. Nel caso scivolasse la lama, guardate, questo non c'è problema perché non taglia. Dovete solo stare attenti a non avere una collanina, per chi porta delle collane e avete qualcosa, perché creerebbe una sporgenza sotto la maglietta e allora potrebbe tagliare la maglietta. Però guardate, qua non c'è nessun problema, la lama non taglia, perché è un movimento che impedisce il taglio. Invece facendo questo abbiamo una prestazione buona, anche se questo non è legno adatto, è un'altra tecnica. Un'altra cosa che mi sento di dirvi, che è molto utile se vi fate male ad una mano, è quello di utilizzare il coltello contro un albero. Allora potete girare la lama in orizzontale e piantarla, poi andate a prendere il vostro stecco e fate questo lavoro, e così potete anche fare un incavo, vedete, stando molto attenti. Perché questo, se siete feriti, funziona? Perché nel caso voi foste feriti, mettiamo anche alla mano fondamentale che deve tagliare, che nel mio caso è la destra, voi con la sinistra piantate il coltello e sempre con la sinistra, lasciando il coltello in questa posizione, andate a sbucciare, a fare tutto quello che dovete fare. Ovviamente vi consiglio di scegliere un albero per fare questa operazione tenero, in maniera che la lama penetri a fondo e rimanga stabile. Quest'albero è abbastanza robusto. Bene, questo è quello che volevo dirvi sul coltello. Utilizzatelo in modo saggio, perché se siete veramente nei boschi e vi fate un taglio, le cose si mettono male. Quindi prima cosa è sempre la sicurezza. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo per un prossimo video.